Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, all'interno del convento dei frati minori cappuccini, proprio accanto al chiostro. Oggi qui per leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrisse dalla sua pietrelcina il 7 luglio 1913. E lui racconta in questa lettera, come ci raccontano i curatori, dell'epistolario, della presenza spirituale di Gesù. Stamane, dopo la messa, mentre me ne stavo tutto rattristato per il cennato affare, di cui lui non fa riferimento, forse sicuramente in una lettera precedente, sono stato preso da un violentissimo mal di capo che lì per lì mi è sembrato impossibile di poter seguitare di rendimento di grazie. Questo stato aumentava in me il tormento, anche una grande aridità di spirito si è impadronita di me e chissà cosa sarebbe successo se non fosse avvenuto quello che sto per narrare. Mi è apparso nostro Signore, il quale così mi ha parlato: figliolo mio, non lasciare di scrivere quello che odi oggi dalla mia bocca, perché tu non l'abbia a dimenticare. Io sono fedele, nessuna creatura si perderà senza saperlo. Molto è diversa la luce dalle tenebre. L'anima a cui io soglio parlare l'attiro sempre a me, invece le arti del demonio tendono ad allontanarla da me. Io non mi ispiro mai all'anima, timori che l'allontanano da me. Il demonio non mette mai nell'anima paure che la muovano a ravvicinarsi a me. I timori che l'anima sente in certi momenti della vita sull'eterna sua salute, se hanno me per autore, si riconoscono dalla pace, dalla serenità che lasciano nell'anima. Questa visione, scrive ancora Padre Pio, dopo aver lasciato il virgolettato delle parole del Signore e locuzione di nostro Signore, ha immersa l'anima mia, racconta al suo padre spirituale, in tale pace e contentezza che tutte le dolcezze del mondo le paiono insipide al paragone di una stilla anche sola di questa beatitudine. Ogni timore sul vostro spirito mi si è immediatamente dalla mente dileguato ed anche provandomi ho sentito che simil dubbio non può far forza sull'anima. Resto molto confortato e lieto di sì buona compagnia.